Bene, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per chi ci segue. Sono Silvio Santini di Unicredit, mi occupo di comunicazione. Alla mia sinistra abbiamo Angelo D'Alessandro che come me lavora in Unicredit e si occupa di innovation sui canali digitali. Aiko De Simone, che è l'altro socio di Unicredit, che invece lavora nel mobile banking. Cosa ci facciamo a Pisa all'Internet Festival? Siamo venuti qua per farvi conoscere l'investimento che Unicredit negli ultimi anni sta facendo nell'ambito dell'innovazione e del mobile banking, nella costruzione di canali digitali e modalità di relazione innovative per i nostri clienti. Unicredit è presente in 50 paesi, abbiamo 22 banche soprattutto nel centro-est Europa. In termini di clienti, se non sbaglio, siamo intorno a 33 milioni di clienti. 10 di questi 33 milioni di clienti sono già operativi, attivi nei canali social e digital, quindi hanno un conto abilitato sull'online, e questa è una cifra molto importante che risponde a un'evoluzione estremamente rapida che il mercato sta imponendo ai servizi bancari, cioè lo spostamento dalla fruizione delle filiali come unico punto di riferimento a un'interazione a distanza attraverso il social e il digital, quello che è il web 2.0. Abbiamo anche 1.300.000 fan o follower sui canali social, siamo presenti su 11 diversi social network, cresciamo anche molto rapidamente perché anche in questo campo stiamo investendo per rendere la banca più fruibile, più vicina ai clienti. Le persone che sono qui alla mia sinistra sono gli autori di questa trasformazione. L'amico D'Alessandro, Angelo, si occupa in particolare di fare scouting sui mercati per trovare le applicazioni in termini sia di tecnologia sia di software, di modalità di gestione della relazione con il cliente che siano più innovative ma più funzionali a rendere la banca nel nuovo modo di vivere di tutti noi. Quanto della nostra vita è cambiato utilizzando non solo internet ma il telefonino, i canali social. Questo ha cambiato profondamente anche il nostro modo di concepire il rapporto con i clienti. Aiko è invece il responsabile dei contenuti dei canali, cioè quello che sviluppa gli applicativi, i modelli di servizio di relazione di tutti i nostri clienti. Perché abbiamo deciso di essere all'Internet Festival? Beh, intanto perché è una delle manifestazioni più importanti in Italia e in Europa, perché ci piaceva l'idea di essere qui con chi utilizza ormai da anche molto più tempo di noi questo mondo del web 2.0 per cambiare la vita delle persone. E l'abbiamo fatto, abbiamo cercato di farlo in modo un po' diverso dal solito, vorrei dire non convenzionale per una banca. Volevamo far conoscere in modo, se posso dire, divertente e simpatico il nuovo servizio che Unicredit lancerà dal 23 di ottobre sulla banca online italiana, che è il bilancio familiare. Il bilancio familiare è un strumento di pianificazione del risparmio, pianificazione anche delle spese, che ci consente di essere più attenti nel modo di gestire il nostro denaro. È una cosa che in altri paesi è già un fatto acquisito da anni, per noi non lo è altrettanto, siamo come italiani più facili a essere oggetto di acquisti di impulso, un po' come quando da bambini si entrava in una fantastica pasticceria o quando oggi entriamo al supermercato e vicino alle casse troviamo tutti i dolciumi, le caramelle e ci viene una gran voglia di comprarle. Poi quello che succede è che usciamo e forse ci siamo pentiti dell'enorme babà con la panna montata che abbiamo comprato, piuttosto che per noi che siamo grandicelli ci capita con la tecnologia, no? Ci innamoriamo del nuovo telefonino, del nuovo gadget tecnologico, lo compriamo e magari poi piangiamo lacrime di coccodrillo perché questa cosa ci impedirà di fare magari cose più sensate con il nostro denaro. Il PFM lavora in questa direzione. Per farlo abbiamo costruito un temporary shop che era un negozio di tecnologia innovativa, tra virgolette, coreano. L'abbiamo chiamato Digit Unit e per due giorni abbiamo realizzato delle candy camera con gli ospiti dell'Internet Festival qui di Pisa
in cui c'era una dinamica molto particolare, un ottimo venditore che cercava di fargli comprare un pulisci iPad completamente automatico, delle orecchie di gatto collegate con un sistema neuronale alle emozioni di chi le indossava e quindi consentiva di capire se era arrabbiato, se era felice, se invece aveva paura, oppure un fantastico robot che si comandava a distanza. Alcuni ci hanno suggerito che è ottimo per cercare i funghi, adesso andremo anche a provarlo. Avevamo dei tamagotchi molto divertenti, insomma tecnologia che andava dalla cosa più utile come la guida di un computer attraverso una mano a distanza o un sistema per raffreddare gli scarponcini quando d'estate fa caldo. Tantissime sciocchezze molto belle, molto divertenti, che la gente ha dimostrato, tutti gli ospiti che sono entrati nello stand, di voler comprare o di essere interessati a comprare. A quel punto la commessa agiva per dissuaderli in modo completamente irragionevole, facendo cose stranissime. Ecco dunque il senso di questa candy camera: aiutare le persone a comprare, a fare acquisti e a investire il proprio tempo e i propri denari in modo simpatico e non soltanto emozionale all'istinto del momento, ma utilizzando appunto il bilancio familiare come strumento di pianificazione. Mi taccio e vi faccio vedere un video che è una sintesi di quello che abbiamo fatto in questi giorni. Bene, come avete visto il video, abbiamo avuto tanta gente che si è divertita, più di 100 candy camera girate in 2 giorni e tanta soddisfazione per aver potuto raccontare anche una banca che non è così tradizionale. Infatti il nostro mondo cambia velocemente, così come cambiano le esigenze dei nostri clienti. Chiedo all'amico D'Alessandro adesso di raccontarvi quello che fa. Fa cose sicuramente originali e direi altrettanto divertenti, anche perché si è inventato il modo di far andare in banca attraverso un tablet quelli che vengono chiamati senior, no? Gli over 55, che non si possono dire le persone anziane, perché sennò veniamo uccisi dai nostri top manager, esatto, che hanno più o meno quell'età. Esatto. Ma lascio a lui raccontare cosa ha fatto. Grazie Silvio, poi un pulisci iPad me lo mandi anche a me. Sì. Ok, fantastico. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Angelo D'Alessandro e mi occupo di innovation per il gruppo Unicredit, in realtà per Ubis, che è la società di servizi di Unicredit, e mi occupo di scouting e research. Quindi io insieme al mio team cerchiamo nuovi processi, nuove tecnologie per migliorare poi infine la vita dei nostri clienti. Ho preparato delle tavole, però sono slide da domenica pomeriggio, quindi solo immagini e scritte molto grandi e non vi tedierò a lungo, è una cosa, non parlerò di prodotti ma vi racconto una storia. Se la regia può mandare la mia presentazione. Ok, la prima slide, quella precedente, è un po' una provocazione, no? È una nuova eccellenza italiana, dice, in realtà no, perché le eccellenze italiane
le conosciamo tutti e le conoscono in tutto il mondo, quindi il vino, la cultura, l'arte, la musica. Poi la Toscana è patria di eccellenze, Silvio, tu lo saprai benissimo, e nel mondo, quando raccontiamo d'Italia, spesso la Toscana viene nominata come punto di riferimento. In questo caso era un po' una provocazione l'eccellenza, perché non è un'eccellenza. In Italia abbiamo 27 milioni di smartphone attivi e siamo 60 milioni di persone. Questo ci deve far riflettere, perché togliendo i bambini e togliendo gli anziani o gli ultra ottantenni, vuol dire che la maggior parte di noi viaggiano con due telefoni in tasca. Io purtroppo sono tra quelli, uno è personale, uno è di lavoro, però abbiamo un po' l'addiction a questa tecnologia. In effetti negli Stati Uniti vanno di gran moda i rehab, che sono queste cliniche che curano l'utilizzo compulsivo di internet e delle tecnologie. E questi rehab che si chiamano, curano l'IAD, che è Internet Addiction Disorder, che serve proprio a tenere a bada, a curare l'utilizzo appunto compulsivo del telefonino. In America spesso si vedono, ma anche in Italia ormai al ristorante siamo diventati tutti critici enogastronomici, col telefonino fotografiamo piatti, siamo diventati tutti dei grandissimi esperti. E questo in realtà è io la vedo in maniera positiva, ma non perché lo utilizziamo poi per il nostro lavoro, perché è uno strumento che comunque ci permette di rimanere in contatto col mondo, e questo strumento ha migliorato anche la qualità dei servizi nel mondo. Se posso avere la prossima slide, questo è un dato molto particolare che racconta di come siamo più social degli USA. Cosa vuol dire siamo più social degli Stati Uniti? È un primato che abbiamo nei confronti degli Stati Uniti. In realtà, in proporzione alla popolazione italiana, le persone che utilizzano internet e i social network in Italia lo utilizzano molto di più rispetto agli americani, e questa è una cosa abbastanza anomala. Tra l'altro, se spacchiamo questo dato di quanto siamo più social degli USA, è particolare, perché noi pensiamo che in realtà i social network vengano utilizzati da ragazzi giovani, no? Sotto 25 anni, sotto 30 anni. In realtà no, il dato racconta che l'età è molto diffusa e molto distribuita, e tra l'altro i nostri senior, e poi vedremo anche un bel esempio, che sono pochi sul web, ma quei pochi che ci sono molto molto sociali, quindi vanno tantissimo sui social network, cercano la compagnia sui social network, e hanno molto più tempo di persone che in realtà lavorano e quindi possono starci magari un po' meno. Nella slide c'era un po' il buco della serratura, perché un po' l'Italia ha questo primato, ci piace anche un po' guardare che cosa fanno gli altri, ma è comunque uno stile di abitudini che sta cambiando. La prossima slide, per favore. Come sta cambiando il mondo digitale, stanno cambiando anche le banche. In questa tavola vedrete l'evoluzione della banca, no? La prima fotografia fa vedere il calco di una moneta. In realtà richiama una grandissima banca che ha più di 500 anni di storia, che è Monte dei Paschi, è una banca toscana straordinaria che sta vivendo magari un periodo difficile, ma siamo sicuri che ce la farà. E poi ci siamo noi, che siamo una realtà molto radicata in Italia e in tutta Europa, quindi la banca Unicredit, e anche noi stiamo andando verso il mondo digitale, perché è l'esigenza dei clienti che ci chiede di andare verso il digitale. Però, come ha detto qualche giorno fa il nostro amministratore delegato, questo non vuol dire far scomparire le filiali dal territorio, anzi vuol dire usare il mercato digitale, e quindi il mobile banking o i servizi digitali come quello che presenterà AICO tra poco, per fare le operazioni che possiamo fare da casa, per gestire il nostro risparmio, per fare una ricarica, un bonifico, e andare in filiale quando il personale, quindi il collega di filiale, può darci un servizio a vero valore aggiunto, quindi quando l'uomo può dare un valore aggiunto che un computer o un'applicazione non può darti. Cito una frase molto bella che mi è piaciuta durante uno degli ultimi speech di Alessandro Colafranceschi, che dice la banca non è più un luogo dove andare, ma è qualcosa da fare. In realtà questo è proprio vero. Adesso molti di noi non vanno quasi più in filiale, se non quando dobbiamo aprire un mutuo, dobbiamo chiedere un consiglio su un investimento o un finanziamento, e facciamo quasi tutte le operazioni dal mobile banking. Questa è una cosa molto bella che ci permetterà di migliorare sempre di più il servizio nelle filiali e migliorare anche sempre di più il servizio del mobile banking. La prossima tavola, per favore. Ecco, come cambiano le banche, cambiano anche i clienti. C'è un dato impressionante a livello mondiale, siamo circa 7 miliardi nel mondo e ci sono 6 miliardi di SIM attive. Questa è una cosa impressionante, perché calcolando i paesi in via di sviluppo e, come dicevamo prima, togliendo gli anziani e togliendo i bambini, sono praticamente una marea di schede dati o telefoniche attive.
Questo è un dato interessante che sta appunto trasformando i servizi di qualsiasi tipo di struttura, non solo delle banche, nei confronti del mercato mobile. Si pensa l'anno prossimo che il mercato mobile nel 2014 verso la fine sorpasserà l'utilizzo dei computer, quindi i tablet diventeranno il sostituto del computer, non più solo l'oggetto da divano per rilassarsi la sera. Stessa cosa col mobile. E mobile banking, si prevede nel 2017 un miliardo di utenti su mobile banking. Per questo le banche non possono stare sedute ad aspettare, ma devono fare qualcosa. E noi siamo qua appunto seduti a fare qualcosa. Prossima slide, per favore. Ok, parliamo di innovazione. Innovazione è una parola molto molto inflazionata. Io me ne occupo di mestiere e sono fortunato perché fare innovazione in banca è comunque un privilegio, però innovazione è una parola che vediamo fortunatamente in tantissime aziende, ci sono sempre più caselline esplodere col titolo innovation, il che è un bene, no? Perché come dicono gli americani, non puoi stare seduto e guardare gli altri e aspettare che il mondo cambi, devi fare qualcosa per aumentare la tua competitività e per aumentare la tua posizione sul mercato. Noi cerchiamo di farlo, anche se secondo me l'innovazione cos'è? L'innovazione è una cosa molto banale, se vogliamo, è semplificazione, è tutto innovazione. L'innovazione è qualcosa che ti permette di fare un'azione in maniera più semplice, magari anche più divertente rispetto a come la facevi prima. Quindi non è detto che sia per forza una tecnologia, ma può essere anche un processo, un'esperienza. E quindi noi cerchiamo, come UniCredit, di fare innovazione anche in questo senso, e per questo vi voglio raccontare una storia molto particolare. Prossima tavola, per cortesia. Ecco, c'è una figura e un bacio straordinario di due persone anziane o diversamente giovani, come le chiamiamo. È un progetto che abbiamo avviato circa 2 anni fa, perché abbiamo captato come innovation un'esigenza sul mercato. Abbiamo capito che c'era tutta una fascia di persone e di clienti alle quali venivano rivolti messaggi di tecnologia in pubblicità, ovunque, internet, vai su Twitter, vai su Instagram, vai su Facebook, però molte persone a casa poi non sapevano nemmeno come andare su questi strumenti tecnologici e quindi venivano escluse. Qui c'è tutto un dibattito aperto anche con l'Unione Europea, che racconta di come bisogna includere questa fascia di popolazione, che è quella che nasconde in realtà un timore verso questi strumenti tecnologici, ma anche una componente preziosissima per il nostro paese. Il nostro è un paese anziano, insieme al Giappone siamo il paese più anziano del mondo, il che è un dato positivo a mio parere, e proprio per questo abbiamo coinvolto nel 2010 una Onlus di Vicenza che si chiama Eldi. Eldi ha inventato l'utilizzo semplificato del computer, una cosa molto molto banale. In realtà ha avuto un successo incredibile. Ad oggi la Eldi Onlus ha a bordo di questa piattaforma 400.000 utenti, 400.000 senior di tutto il mondo, non solo italiani, anche Sud America, Inghilterra. Pensate che in Inghilterra addirittura vendono i computer tipo da MediaWorld con Eldi preinstallato, quindi arrivi a casa, lo accendi e hai questa piattaforma semplificata che ti permette di usare il computer. Questo cosa vuol dire? Che non so, invece di navigare su browser c'hai passeggiate in rete, invece di chat c'hai chiacchiere. Questo per noi è una banalità, ma per le persone che non hanno mai visto un computer è un primo passo verso la tecnologia. E proprio per questo, prossima slide, grazie, noi abbiamo intrapreso un viaggio 2 anni fa che ha portato poi a un prodotto che si chiama Subito Banca via Internet, e abbiamo detto ok, noi abbiamo tantissimi clienti che sorpassano i 60-65 anni, arrivano fino ai 90 anni, clienti molto affezionati alla banca. Questi clienti cosa fanno? Vanno in filiale per qualsiasi motivo, vanno in filiale a chiedere è arrivata la pensione oppure posso fare la ricarica a mio nipote. E noi allora abbiamo pensato di coinvolgerli in una serie di living labs, li abbiamo chiamati, quindi dei workshop, degli appuntamenti con loro in tutta Italia, più di 350 clienti e non clienti coinvolti. È stata un'esperienza straordinaria, c'era dalla suora all'avvocato, è stato molto molto bello, e alla casalinga ovviamente, tutte persone che avevano poca dimestichezza con la tecnologia. E abbiamo chiesto loro, ma innanzitutto che cosa andate a fare in filiale? E loro ci hanno detto proprio questa cosa, andiamo a chiedere l'estratto conto, la pensione, eccetera. Ma abbiamo detto, perché non proviamo a disegnare insieme un sistema facile, scritto grande, di internet banking, che vi permetta di andare da casa a vedere se è arrivata la pensione, fare la ricarica a vostro marito, a vostro nipote, eccetera. E in un viaggio durato più di un anno ormai abbiamo disegnato con loro questa interfaccia. Prossima slide, per favore. Questa è un'interfaccia di internet banking semplificato. In realtà qui l'innovation non sta nella tecnologia, perché è un sito, si chiama Adaptive Responsive Design, è un sito che puoi vedere dalla TV,
dal tablet, dal telefonino, dal computer. Ma qui non è la cosa bella, non è tanto la parte tecnologica, è la parte di co-design, il fatto di aver creato un prodotto dedicato e quindi disegnato su un'esigenza specifica, che è quella dei clienti senior. Oggi non ho qua con me un video, però, che riprende la prima reazione quando abbiamo fatto una prova, un test, quasi una candid camera, tipo quella che hai fatto vedere prima. Abbiamo messo davanti 3 senior davanti a questa piattaforma per la prima volta, abbiamo captato le loro reazioni proprio accendendo la telecamera così. È stata un'esperienza straordinaria, perché per noi una cosa del genere può essere semplice e banale, per loro era in realtà il primo accesso verso il mercato digitale, quindi verso l'utilizzo dei sistemi di banca da casa. Ed è un'esperienza straordinaria che ci ha arricchito tantissimo, e quindi noi preferiamo guardare l'innovazione sempre nel rispetto dei clienti per facilitare loro la vita, ma anche in ottica di semplificazione, specialmente per tutte quelle persone che ad oggi non riescono ad utilizzare la tecnologia per fare delle operazioni molto banali. Io ho concluso il mio speech e passo la parola a Daiko De Simone. Volevo farti una domanda. Ma è gratis, faccio il cliente? Assolutamente, è gratis. Perché sai, delle banche non c'è da fidarsi. Le banche, in questo caso ci dobbiamo fidare assolutamente. Okay. Abbiamo avuto anche delle menzioni dall'Unione Europea per questo, perché abbiamo pensato a un target particolare. È gratuito, è incluso nel conto corrente. E tra l'altro adesso è partita una partnership con Samsung. In realtà questa è la fase 2, hanno appena presentato... Piccini, il nostro amministratore delegato Federico Ghizzoni, questa nuova fase di Samsung, dove nelle filiali a partire da settimana prossima verrà distribuito, oltre al tablet Samsung a finanziamento agevolato, quindi a condizioni veramente vantaggiosissime, anche una Smart TV per vedere anche il conto corrente della TV in maniera molto facile e ancora più grande, addirittura lo smartwatch, addirittura il tablet, il notebook. Quindi chi non dovesse avere il computer può andare in filiale da noi, oltre a aprire, o se ha già il conto corrente, può anche usufruire di questa straordinaria offerta legata al mondo Samsung. Perfetto, ti ringrazio. Grazie mille. Passo la parola all'amico Aiko. Aiko, come vi dicevo, è l'uomo che ha inventato PFM, quindi il bilancio familiare, ed è la persona che si è messo in testa di farci spendere i nostri soldi in maniera più oculata. Ci racconti come mai nasce questa idea innovativa sul mercato italiano? Sì, tanto grazie Angelo. Per continuare la filiera, io sono Aiko De Simone e mi occupo appunto di sviluppare all'interno del team dell'online bank e del mobile i servizi. Quindi ad Angelo l'onore di andare in giro per il mondo a far scouting, a trovare servizi e cose nuove interessanti, a noi l'onere. Da quello che ho capito fa poco, perché la piattaforma l'hanno inventata i clienti, quindi lui si è solo divertito. Esatto. Diciamo che questa è una traccia comune che adesso vado a riprendere anch'io, no? A me piaceva rimarcare che lui va in giro per il mondo a divertirsi e poi il lavoro tocca a noi, quello vero, quindi... Comunque, detto questo, anche a me piaceva, se possono poi partire le slide, partire con un racconto. Tanto la prima slide era una provocazione anche lato mio, se si legge, sì, manca un pezzo. In realtà l'immagine dell'elefante c'era sopra un titolo. Venendo qui in un ambiente così giovane, così dinamico, dove si fa scouting anche di aziende, dove ho visto molti laboratori, la prima domanda mi chiedevo se anche gli elefanti, no, sapranno prendere questo cammino e se sapranno organizzarsi per affrontare queste nuove sfide che incontriamo oggi. Per fare questo, in realtà, volevo fare un excursus sul genere di quello che ha appena proposto Angelo, quindi magari facciamo anche andare le slide abbastanza velocemente, richiamando una prima immagine, una prima foto che richiama un episodio di qualche anno fa. Vedo qualche problema con le slide, non mi supporta. Ecco, che un'immagine che è l'elezione di Papa, non mi ricordo neanche io, Papa Benedetto XVI del 2005, probabilmente una foto che molti di voi hanno già visto, che quando l'ho vista a me richiamava gli anni 70, mi sembra un mondo finito, lontanissimo, invece se andiamo a riflettere sono solo 8 anni fa. Quindi 8 anni fa, insomma, un mondo che oggi è diverso. Ma perché è diverso? Perché se guardiamo la prossima, che è invece l'elezione di Papa Francesco di quest'anno, quindi una cosa recentissima, sembra un mondo completamente diverso. E nella prossima slide, che mettiamo le due foto a confronto, capiamo anche il motivo, voglio dire. In 8 anni, nel 2005, si vede giusto un cliente, una persona con un telefonino a fare una foto, quest'anno sono tutti a fare foto con tablet, smartphone. Quindi in 8 anni il mondo si è completamente trasformato. Quindi la sfida che dobbiamo andare a affrontare è sicuramente molto, molto impegnativa. Per far questo, tanto invito a proseguire con le slide,
E in realtà quello che voglio dire è che la sfida deve ancora venire, perché adesso noi stiamo parlando di tablet, di telefonini, ma in realtà sono di fronte a noi già le prossime sfide. Si parla, no, dei Google Glasses, degli Watch, Nokia che fa i braccialetti col fitness, tutte sfide che Angelo dovrà andare ad affrontare, a dirci come farle al meglio. Quindi c'è molto da fare. Per far questo, in realtà noi partiamo da un pregresso, uno storico, dalla banca via internet, che è la prossima slide che vorrei mostrare. E partiamo comunque da una banca classica, molto istituzionale, molto... Ok, questa per dire che in realtà è già oggi. Ecco, questa è una slide molto interessante che vorrei far notare, dove si nota come in realtà anche le abitudini dei nostri clienti stanno cambiando. Le tre linee mostrano, il rosso sono l'utilizzo dei PC, quello un po' più in grigio i smartphone, e il giallo sono i tablet. Come si nota, come ormai in certe fasce d'orario, in particolare la sera, il tablet sia molto più utilizzato del PC e dello smartphone, no? Quindi questo ci fa riflettere, ci fa pensare come in realtà le abitudini dei nostri consumatori siano cambiate, quindi dobbiamo affrontare questa sfida. Questa sfida che, come dicevo, parte dalla situazione che abbiamo attualmente nell'online banking, che dovrebbe essere la prossima slide, dove vediamo un sito molto istituzionale, molto classico, fatto di informazioni statiche, di banner, di comunicazione molto, molto semplice, che tutti conosciamo, con cui tutti ci troviamo a confrontare. In realtà dove vorremmo arrivare è la prossima slide, è una banca, ovviamente, come richiamando quello che diceva Angelo, molto più semplice, quindi con meno contenuti, meno informazioni, ma organizzati in modo un po' più intuitivo, un po' più facile, come vedete anche con delle grafiche esplicative. Fare questo può sembrare facile, perché uno dice: che ci vuole? Prendo, lo disegno un po', faccio numeri un po' più grandi, faccio delle torte e il gioco è fatto. In realtà quello che vorrei mostrare è che non è così semplice, che per farlo c'è dietro un lavoro. Infatti, per fare questo lavoro, noi siamo andati a casa dei nostri clienti, siamo andati a chiedere loro come fanno la contabilità, come gestiscono le spese, come gestiscono i conti. E quindi ci siamo fatti mostrare semplicemente se lo fanno sul foglio Excel, piuttosto che su un'agenda, piuttosto che su un foglio di carta. Abbiamo raccolto queste informazioni e ce le siamo portate a casa. Nella prossima slide vediamo che queste informazioni le dobbiamo organizzare, quindi le dobbiamo strutturare in una sorta di architettura dell'informazione, sono la prossima slide. E abbiamo creato delle personas, quindi dei nostri clienti, diciamo così, che li abbiamo raggruppati per comportamenti omogenei, individuando dei prototipi di cliente con diversi profili, e quindi abbiamo da quel punto di vista disegnato quello che dovrebbe essere un servizio che dovrebbe rispondere alle esigenze di tutti, che è la prossima slide. A quel punto, disegnando il nuovo sito, no? Andiamo a creare i modelli, quindi andiamo a cercare di riproporre nei nostri servizi esattamente i comportamenti della vita reale. Questo per semplificare, per fare in modo che anche nel mondo virtuale, digitale dell'internet, i clienti ritrovino i propri strumenti. Voglio dire, se io sono abituato a distribuire i miei soldi in dei vari lotti che possono essere la lattina del caffè, sull'online banking troverò dei barilotti che mi richiamano la mia lattina del caffè, in cui io virtualmente, no, quindi ci sarà l'importo, sarà indicato quanti soldi vi ho, richiamano il mio budget, no, la mia disponibilità di spesa. Finito l'iter, ovviamente, prossima slide per favore, dobbiamo aggiustare non solo quindi il discorso del front-end, no? Dell'interfaccia a cui accediamo quando entriamo nel nostro internet, ma dobbiamo aggiustare che questo forse è il lavoro più grande, impegnativo e sfidante per noi delle banche. Dobbiamo aggiustare anche tutti i processi dietro, perché ovviamente la banca è fatta di processi, costruita sulle filiali che continuano ad essere il nostro cuore pulsante, ma che in realtà devono poter essere applicati e riscontrati anche nell'online banking. Fatto anche questo pezzo, che potete immaginare non è semplicissimo, a quel punto dobbiamo declinare queste funzionalità in tutte le sue forme, quindi sia per il sito privato, che è quello a cui noi accediamo quando entriamo nella nostra online banking, la nostra banca via internet con la password, ma anche per il sito pubblico, che deve magari già contenere delle informazioni utili, e anche per i nuovi, diciamo così, strumenti come lo smartphone, come la Smart TV, come il tablet, che ovviamente avendo dimensioni e utilizzi diverse non possono essere uguali a semplicemente un desktop.
e ovviamente poi no, anche aspetti di social, di condivisione. Tutto questo ci ha portato a disegnare in primis, oltre alla banca facile di cui parlava Angelo, il famoso motivo per cui siamo qua, il nostro bilancio familiare. Questo è uno strumento nuovo che stiamo mettendo a disposizione dei nostri clienti a partire dal 23 di ottobre, disponibile per tutti i clienti che già hanno accesso alla banca via internet, che oggi sono 4 milioni, quindi dal 23 di ottobre 4 milioni di clienti Unicredit avranno questa nuova funzionalità gratuitamente accessibile a tutti, già pronta e funzionante, perché comunque stiamo caricando tutti i dati di tutti i clienti, con cui i nostri clienti potranno verificare e misurare come in questo momento stanno spendendo i propri soldi. Come vedete, le spese vengono categorizzate, abbiamo 16 categorie, quindi tutte le transazioni fatte con carte di credito tramite la banca via internet vengono categorizzate e vengono poi visualizzate in grafici, che sono la prossima slide. Quindi cerchiamo anche di semplificare, no? Quindi se io cerco una mia transazione non devo più andare a scorrere una lista infinita di spese, ma tramite i nuovi grafici riesco a individuare qual è la categoria di appartenenza, tipo le bollette che finiranno nelle utenze o l'affitto, le spese condominiali che finiranno nella categoria casa, riesco a individuare qual è l'argomento di spesa che mi interessa analizzare. Ovviamente simultaneamente tutto il bilancio familiare si aggiusta, quindi vengono mostrate le relative transazioni, viene mostrata la storia di queste transazioni e quindi il cliente ha la possibilità di meglio comprendere, no, come sta spendendo. Questo lo può fare confrontando la situazione attuale, confrontando tra di loro le varie spese, magari mi interessa vedere quanto sto spendendo per il treno piuttosto che per l'automobile, mi interessa vedere come sto spendendo nel tempo. Ho piacere a visualizzarlo con grafici diversi, può essere una torta, può essere un grafico a cubotti. Quindi cerchiamo proprio di utilizzare queste nuove tecnologie che sono sia l'internet ma anche di visualizzazione, che sono l'infografica, una parola con cui ormai dobbiamo diventare anche familiari. Cerchiamo veramente di mettere a disposizione, di far emergere tutte le informazioni che ci sono nella banca e che sono disponibili, di metterci dell'intelligenza noi, in questo caso la categorizzazione delle transazioni, e quindi di far apparire questa cosa qui. Ovviamente mi preme dire che il cliente può personalizzare, quindi quello che noi cerchiamo di offrire in automatico il cliente lo può aggiustare in funzione delle proprie esigenze, aggiungendo note, cambiando la categoria, splittando anche o suddividendo uno scontrino su più spese. Per esempio, se vado ad essere lunga posso definire che non tutta la spesa è stata per il cibo, ma magari ho comprato anche dell'abbigliamento o ho speso per mio figlio, io posso suddividere una spesa in più categorie. Questo proprio per dare modo di poter riscontrare anche nel mondo digitale virtuale quelle che sono le mie spese che magari qualche anno fa andavo a ripartirmi sull'agenda o sul diario. Questo servizio sarà a disposizione dal 23 di ottobre, quindi invito tutti i clienti ad andarlo a vedere. Ovviamente l'ultima slide, ho finito, non poteva mancare, visto che poi siamo anche noi in tema di festival eccetera, poi le declinazioni social che troverete sempre a partire dai primi giorni di novembre, che facciamo anche con l'amico Silvio, su Facebook e su altri luoghi social. Ecco, fammi capire, con questo strumento posso impedire alla mia fidanzata di comprarsi un giubbotto in pelle di 900 euro o no? Allora no, perché questo strumento non blocca ovviamente la funzionalità, allora, non inibisce nulla. Quindi non, però... c'è, non puoi trovare questa innovazione per il futuro. Allora, questo sarà il futuro probabilmente, no, a parte la battuta. Quello che volevamo comunicarvi è quanto Unicredit sta investendo nell'innovazione, nel web 2.0, nel rendere la vita dei suoi clienti più facile e più vicina a quella che è la vita di tutti i giorni, la vita reale che ormai ciascuno di noi ha anche utilizzando la banca attraverso il telefonino, attraverso internet. Ringrazio Aiko, ringrazio Angelo, speriamo di vederci alla prossima puntata, un grazie. Abbraccio grande a tutti voi e a presto. Grazie, ciao. Buona serata, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie.